Esibì gli organi genitali agli agenti del commissariato di Sulmona che lo avevano fermato al posto di blocco, con l'accusa di oltraggio a pubblico ufficiale, un 35enne di Sulmona, MLD le sue iniziali, latitante per altri reati, pregiudicato noto alle forze dell'ordine è finito davanti al giudice monocratico del tribunale di Sulmona Concetta Buccini. La sentenza è attesa per il prossimo 15 giugno. L'episodio sui generis risale all'estate di due anni fa, quando il giovane stava transitando a bordo del suo scooter in via Papa Giovanni XX. Dopo essere uscito dalla palestra, il 35enne è stato quindi fermato dalla polizia impegnata nel normale servizio di controllo del territorio. I due agenti in servizio hanno chiesto al giovane imputato di esibire documenti. Lo stesso rimase sorpreso, spiegò ai poliziotti di essere ormai noto alle forze dell'ordine. Dopo il controllo e la verifica dei documenti, la polizia chiese all'uomo di aprire anche il baule del suo scooter per effettuare altri accertamenti. Alle eccessive richieste degli agenti, contando le virgolette, il 35enne rispose con un gesto di scherno. Per fornire le prove che in quel momento non nascondeva nulla, mostrò i genitali in pubblica via. Il giovane starò così denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Per riparare ed estinguere il reato e il pregiudizio.